bentornati sul mio canale. Oggi un video tutorial. Questa volta andiamo a realizzare questo bellissimo porta orecchini con la tela che avevo trovato nella Creativity Box. Questa tela serveva per fare il punto croce, ma dato che io non sono capace, comunque non è una cosa che mi attira, ho deciso di utilizzarla in un altro modo. Sto preparando dei regalini per Natale per delle mie colleghe. Quindi questo video lo sto registrando, ma quando lo vedrete gli avrò già dato i regali, altrimenti vedono prima quello che gli sto preparando. Allora, quindi questa è la prima che ho fatto e ve la mostro. Quindi è una cornice. Adesso qua dovrò andare a coprire questa brutta etichetta, farò io un'etichetta handmade. E quindi qua si possono attaccare gli orecchini, poi magari, anzi penso che magari gli creerò anche degli orecchini e andrò poi a metterli, quindi gli regalerò il porta orecchini con già dentro un paio di orecchini. Quindi questa è quella che ho fatto. La seconda che andremo a realizzare insieme è ha un'altra forma. Quindi quello che vi serve è una cornice, io ho preso questa, quest'altra qua così bianca. Il vetro che c'è dentro lo dovete togliere e ora andiamo a lavorare su questo. Allora, la tela io l'ho già tagliata di modo che ci sta nel riquadro, però per far sì che si riescano a inserire gli orecchini sotto vado a mettere questa. È una carta da imballo che avevo ricevuto con degli ordini fatti, se non sbaglio, su AliExpress. È una specie di polistirolo, ma molto più fine. Quindi se riuscite a recuperarlo da un pacco ricevuto, meglio. Che così è proprio riciclo creativo al 100%. Allora, quindi come prima cosa vado a tagliare la forma da incollare sopra. Anche se non tagliamo in modo perfetto, tanto poi andiamo a rifinire una volta attaccato al pezzettino di legno. Ok, quindi vado a prendere appunto la mia base di legno. E vado ad incollarla. Allora, incolliamo con la colla a caldo, non importa se qui non copre bene perché tanto qui c'è la cornice e quindi non serve coprirlo tutto. Quindi prendiamo la colla a caldo . Rifinire la parte qua che esce dalla cornice, e questo primo passaggio è fatto. Ora devo andare a incollare la tela. Allora, non è abbastanza grande per arrivare fino ai bordi, perché comunque la tela che c'era nella Creativity Box aveva un formato tipo il formato A4. L'importante è che io vada ad incollarla dove poi, mettendo la cornice, appunto non si vede quello sotto. Quindi diciamo che più o meno la posso incollare così a metà. Ok, cerco sempre di partire da qua, quindi andiamo di colla a caldo. Non vado ad incollarla, ecco una cosa importante, incollare solo i bordi, non la parte all'interno, di modo che quando vado ad attaccare gli orecchini hanno lo spazio per entrare, perché appunto non essendo una cosa profonda dovevo dargli un po' di spessore. Quindi iniziamo a incollare la tela. Perfetto, ho finito di incollare, mi si è spenta la telecamera, spero di avervi preso tutto. Comunque è incollato tranne la parte appunto centrale. Vado a rifinire qui
a togliere la parte di tela che fuoriesce dalla cornice. Ora prendiamo la cornice e andiamo ad infilarla. Allora, anche qua poi andrò a coprire l'etichetta e voilà, questa è la cornice. Allora, vediamo, anche qui gli orecchini entrano tranquillamente nei buchi. E questa è una idea creativa utilizzando appunto la tela del punto croce. Spero tanto che questa mia idea vi sia piaciuta, fatemelo sapere con un bel pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere i miei nuovi video e continuate a seguirmi. Ci vediamo al prossimo, ciao!